Sono io, Carmelo. Giocare ai videogiochi è divertente, ma come si fa a crearne uno? Come faccio a far camminare e saltare sullo schermo un personaggio soltanto premendo dei tasti? Proprio come i siti web o le app per il telefonino, i videogiochi non sono altro che programmi per il computer. Vengono fatti dando istruzioni a un computer, come ad esempio a un portatile o a una console, e queste istruzioni vengono memorizzate all'interno dell'hard disk del computer oppure in un CD-ROM come questo. Le istruzioni sono qualcosa del tipo: fai apparire un personaggio al centro dello schermo. Oppure, quando il giocatore preme la freccia in alto, fai saltare il tuo personaggio. Quando vogliamo dare istruzioni a un'altra persona, usiamo un linguaggio umano, come l'italiano o l'inglese. Purtroppo però non possiamo parlare a un computer allo stesso modo, perché i computer capiscono soltanto istruzioni molto semplici e sono esigenti in termini di grammatica e delle parole che usiamo. Per dare istruzioni a un computer, dobbiamo usare un linguaggio di programmazione. Proprio come i linguaggi umani, i linguaggi di programmazione possono essere molto diversi tra loro. Molti di questi sono testuali, cioè i programmatori scrivono delle parole che danno istruzioni al computer. Diciamo che voglio creare un semplice videogioco in cui muovo il personaggio sullo schermo. Una delle prime cose che devo dire al computer è che quando premo un tasto, il personaggio si deve muovere verso l'alto. Se volessi usare un linguaggio di programmazione come Python, potrei scrivere le istruzioni più o meno in questo modo. Questo linguaggio può sembrare difficile, ma in realtà non è poi così complicato. Per esempio, qui è dove dico al computer che ogni volta che si accorge che un tasto della tastiera è stato premuto, se questo tasto è il tasto freccia su, allora deve muovere il giocatore, in questo caso il nostro gatto, di 0 pixel orizzontalmente e di 5 pixel in alto. Per capire le istruzioni che gli ho appena dato in Python, il computer deve tradurle in tante istruzioni più semplici. Alla fine, queste istruzioni vengono tradotte in linguaggio macchina, il cui alfabeto è composto tra 0 e 1. Il processore, che è il cervello del computer, può capire ed eseguire il codice in linguaggio macchina e, alla fine, può inviare la giusta grafica allo schermo. Anche un'istruzione semplice come muovi in alto di 5 pixel viene tradotta in centinaia o migliaia di istruzioni più semplici in linguaggio macchina prima che il computer possa capire e rispondere. E tutto questo avviene in una frazione di secondo. Altri linguaggi di programmazione, come Scratch, che è sviluppato qui all'MIT Media Lab, sono linguaggi di programmazione visuale. Anziché usare parole, in Scratch si possono utilizzare dei blocchi che vengono composti insieme per dare istruzioni al computer. Ad esempio, se voglio far muovere il gatto con i tasti freccia, posso creare un programma più o meno come questo. Quindi in Scratch, se voglio far muovere il mio gatto verso l'alto di 5 pixel quando si preme il tasto freccia su, userò due blocchi come questo. E posso fare la stessa cosa con il tasto freccia sinistra, freccia giù e freccia destra. Inoltre posso aggiungere altre istruzioni. Ad esempio posso dire che quando premo sul gatto con il mouse, posso fargli cambiare colore e inoltre posso fargli emettere un suono come questo. Un gioco come Space Invaders sembra semplice, ma non lo è. Include il movimento del giocatore, come quello che abbiamo programmato prima, ma anche personaggi che si muovono da soli, musica e suoni, esplosioni, tenere il punteggio. Ed è qui che la programmazione diventa interessante. Far muovere un personaggio sullo schermo per 5 pixel può sembrare un po' noioso, ma sono istruzioni di base come questa che costituiscono i mattoni fondamentali per costruire i propri videogiochi. Che tipo di istruzioni utilizzereste per creare un gioco come Memory, Tetris, Angry Birds, Minecraft? Un videogioco professionale può essere fatto da milioni di istruzioni scritte da tante persone che lavorano insieme per dare vita al proprio videogioco. I linguaggi umani hanno una grammatica e delle parole di base che possono essere combinate tra loro per creare cose come storie, romanzi, poesie. Allo stesso modo, i linguaggi di programmazione hanno una grammatica e delle istruzioni di base che possono essere combinate tra loro per creare non soltanto videogiochi, ma anche simulazioni, animazioni e storie interattive. E i linguaggi di programmazione visuale, come Scratch, rendono più semplice e accessibile a tutti imparare a programmare. Quindi, anziché soltanto giocare a un videogioco, adesso ne puoi creare uno. Quindi, creane uno.